commovente applauso a ricordo dei due dipendenti dell'archivio di Stato deceduti durante il lavoro nell'ufficio dell'archivio di Stato. Si parte qui in diretta dal Palasport Estra del Palacaselle, questa Final Four. Alla destra dei vostri tre schermi in bianca, bianco-nera, la formazione della Meloria Livorno contro la Amesba di Arezzo. Dicevamo, due formazioni che si ritroveranno ben presto nel campionato di Serie C. La Meloria ha battuto il proprio girone, tutto pronto, i primi 10 minuti, primo quarto, si alzano Matteo Cutini alla meglio e lascia a Claudio Castelli. Vediamo la formazione delle due squadre. Carlino Provenza al 55, Matteo Cutini numero 8 e poi dà sulla corsia di sinistra, va ancora, prova al rimbalzo Claudio Castelli, alla meglio l'avversario, vediamo l'ingresso. E Matteo Cutini con il numero 8, 9 Kirlis, il 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Provenza al Carlo. La formazione, vediamo, ha commesso fallo. La formazione ospite ha a disposizione 6 Raffaelli, 8 Massoli, 9 Marini, 10 Melosi, 13 Ciardi, 14 Bonciani, 15 Colley, 17 Mottola, 19 Pasquinelli, 20 Nicolai, 23 Tellini. Walter Angiolini è allenatore e l'elevazione non va, non trova il canestro. Primo assistente Emiliano Papucci, secondo Dario Bertocci. La formazione di casa, numero 3 Baracchi, un 2001, 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 18 Bianchi, 20 Calzini, 34 Castelli, 40 Giombetti, 55 Provenza, 91 Fascetto. Giuseppe Delia è l'allenatore, coach, coadiuvato da Mirko Pasquinucci e da Stefano Liberti, secondo assistente, Simone Marracini, dottor Simone Marracini, fisioterapista, Fabrizio Pierotti, accompagnatore ufficiale. La Giommetti si libera del diretto avversario e non va ancora, respinta, va, mette fuori uso il primo e va Raul Giommetti al secondo tentativo, realizza i primi due punti. Dicevamo, la formazione ospita la ritroveremo sicuramente nel campionato di Serie C, quest'anno si è rinforzata notevolmente avendo battuto tre formazioni di Serie C Gold che rispondono al nome. Si gira molto bene il numero 20, ma va a rimbalzo Carlino Provenza, lancia lungo Matteo Cutini e cerca la Prodezza che non riesce. Dicevamo, la formazione ospite ha battuto la Don Bosco Livorno, Audace Pesce e la Liburnia Livorno, quindi tre formazioni di Serie C Gold, mentre la formazione aretina, dopo la sconfitta iniziale con la Val di Sieve, mancavano chiaramente le due pedine fondamentali, è andata a vincere con la Synergy Valdarno e Colle Basket in due partite veramente eccezionali, grazie alla magica presenza di due elementi che saranno presenti in questa serata, Dolfi Lorenzo e Kirlis. Kirlis, il neo acquisto, lo zar lituano che è venuto a rinforzare, va, cerca sotto canestro, Claudio Metti fa buona guardia, terminato, toccato dal difensore livornese. Gli arbitri della partita sono: primo arbitro Dario Magazzini di Firenze, coadiuvato da Andrea Panelli di Montecatini, coadiuvati a segna punti da Vera Baracchi di Arezzo, cronometrista Mirarchi Chiara, 24 secondi Borgia Pietro Luigi. Scusate, ma vediamo, Carlino Provenza si sta addormentando, si è addormentato il nostro atleta che sin dai pulcini ha vestito la maglia amaranto. C'è stato soltanto un anno di interregno, ottimo lancio, ancora Carlino Provenza, entra dentro, in mezzo a due, va, realizza Carlino Provenza, Prodezza,
ritorna ai fasti della gioventù Cardino Provenza, una promessa mantenuta tale. È stato intercettato e strattonato, ma elegante la sua elevazione. Basta, formazione ospite, al rimbalzo ancora, precisione balistica, mano fredda dei bicipiti, freddissimi, ancora finte notevoli di Cardino Provenza, da Matteo Cutini, due, ottimo, potente il servizio di Matteo per Raul Giommetti, che non si accorge della potenza del tiro, non trattiene, 4-0. Si riparte, scusate la fonia della voce, ma un inconveniente. È ottimo questo servizio per il numero 9, che va, taglia tutto il campo e deposita scodella a canestro. Marini, il primo canestro per la formazione ospite. Dicevamo, incontro importantissimo, si tratta di trovare la finale. Questa volta Kirlis non c'entra il bersaglio per un tocco, per un soffio. Si va dalla parte opposta, questa volta la mette dentro il numero 20, Nicolai. Da tre si presenta Nicolai, passa in vantaggio. Transizione per la formazione di casa, Cardino Provenza, va a Matteo Cutini. Non ci pensa due volte, la mette dentro, risponde, si presenta Matteo Cutini con questa gigantesca realizzazione. Il play ospite, Massoli allarga sulla corsia di sinistra. (ride) 6-5, vantaggio la formazione di casa, ma è una lotta dura, sono due formazioni che si ritroveranno contro fra qualche settimana a Livorno, la terza settimana del campionato nazionale di Serie C. 6-5, vantaggio per la formazione di casa, in possesso i Labronici della Meloria con il numero 10 che entra nella zona pitturata, non va a rimbalzo, Raggio mette la meglio, Cardino Provenza in veste di play, da sul binario di sinistra, Kirlis supera due avversari e poi da Matteo Cutini, prova da tre, ci riesce Matteo Cutini, da tre, 9, da due, assegnati soltanto due punti dal duo arbitrale. Possesso per la formazione tirrenica, Massoni, Matteo Cutini, Claudio Castelli, il guerriero, retrospalla di Kirlis per Matteo Cutini, ottimo servizio, Matteo Cutini non va, rimbalzo ancora, secondo tentativo, strattonato, Raul Giommetti cade a terra, non realizza, cerca la bomba da tre, la mette dentro, il play Massoli. Capitano Claudio Castelli, mentre il numero 23 Tellini anticipa Cardino Provenza, la mette out e sarà lo stesso Cardino Provenza a rimettere in gioco questa, dicevamo, dopo la presentazione in settimana della formazione che conta circa 400 tesserati. Abbiamo visto sfidare 22 formazioni. Raul Giommetti contro, questa volta il suo traversone, il suo assist orizzontale non trova la finalizzazione per Matteo Cutini. Cerca, è più veloce, cerca di superare Raul Giommetti. Pasquinelli lo costringe al fallo e sono due tiri liberi per Pasquinelli, che si porta la lunetta per la trasformazione.
Melosi. E Pasquinelli che realizza il primo. Va il secondo, 2 su 2, passa in vantaggio la formazione ospite. Ottimo questo allungo. Cerca la bomba che non arriva a Clautovest. Gramaccia. È Gramaccia che è entrato in questo istante in sostituzione di Rao Giommetti, che ha commesso il fallo a freddo. Gramaccia. Gramaccia un 99, poco più che 18enne. Transizione per la formazione bianconera. 10-8, vediamo Sportellate, si aiuta con il braccio, perde la sfera, fallo su Nicolai. Nicolai chiaramente l'elemento di punta della formazione ospite. Ma abbiamo visto con quanta esperienza abbia cercato con le retromani di ostacolare la difesa di Castelli. Castelli che lascia il terreno di gioco. Non va il primo. E ritrova al posto Bianchi, Giulio Bianchi, il metronomo di questa formazione, che ha fatto vedere Nicolai 1 su 2. +11, +3, Kirlis riceve da Dolfi, rinforzata la formazione, va sulla corsia di sinistra, lancio per il numero 19, perde la sfera, sarà rimessa in gioco per la formazione di casa. È Dario Magazzini che assegna la rimessa all'assistente Emiliano Papucci con Walter Angiolini. E Walter Angiolini che non ci sta su questa decisione arbitrale irremovibile, consegna e poi vediamo dalla disposizione Giulio Bianchi da Matteo Cutini. Si va, cerca la bomba dalla lunga distanza, non va. Tapin cerca questa volta, si protegge il pallone. Gramaccia, ancora a mano fredda di Kirlis, terzo tentativo, partito in sordina Kirlis, forse frastornato dal movimento. Vediamo come Nicolai vada sulle e ci pensa Massoli, ma Nicolai chiaramente la sua esperienza. Ancora si dispera, Giuseppe D'Elia va a cercare, tocca, ottimo stop di Dolfi che manda out la sfera. 14-8, sta prendendo il largo la formazione ospite. +8, +14, rimessa in gioco, possesso, Nicolai cerca la lunga distanza, va a trovare Massoli, blocco in attacco di Nicolai, corsia di sinistra, cerca, trova il numero 23 Tellini, lunga distanza, non va, rimbalzo alla meglio, Giulio Bianchi allunga per Kirlis, cerca, non va, rimbalzo alla meglio, Bianchi ha commesso fallo Massoli. In bonus 2 falli di squadra per la formazione ospite, 5 per quella di casa. Ingresso 8-14, 6 punti di vantaggio, comincia a tratteggiarsi il celebrato molto bene Giulio Bianchi, riceve da Gramaccia, Samuele Gramaccia.
a rimbalzo, non va Matteo Cudini, forza con il sinistro, Nicolae sguarnita la corsia di destra, sportellate fra Matteo Cudini e Paspinelli, Tellini va fino a fondo, in due sul pallone, Massoli, finta, va sulla, alza la parabola, vediamo, pregevole questo tiro di Tellini. Ed ora 9 punti di vantaggio, una enormità. È partita con il freno tirato la formazione di casa. Matteo Cutini contro Nicolai. Matteo Cutini va, ciclone aretino. È stato strattonato. Fallozzo ci sembra adeguatamente il numero 20 Nicolai, lo abbiamo visto calpestare Raul Giombetti in precedenza senza ostentare, sicuramente non sono falli inconsapevoli, ma non va, a rimbalzo è Nicolai, si va sulla corsia di sinistra, è libero Massoli per Marini, tocca per ultimo il giocatore in maglia bianconera, Pasquinelli, rimessa in gioco, carica il mancino, scivola, recupera molto bene, si libera un avversario, non sul secondo, si infortuna la circostanza Samuele Gramaccia. 17-10. Esce Gramaccia, rientra Raul Giombetti. Ha segnato il fallo a Gramaccia che nell'intento di difendere il pallone, il possesso, andato a volutamente a fermare l'avversario. Due liberi per Tellini, carica il destro, giro perfetto, va. Dopo la tripla in movimento arriva la prima, non la seconda, ma finisce tra le braccia del numero 19 Pasquinelli, che sbaglia clamorosamente ma è stato stoppato da Raul Giombetti. Va la rimessa Tellini. Tellini scarica sul numero 8 Massoli. Reverse e va dentro. Va dentro. 20-10, doppia cifra il vantaggio. Matteo Cutini, no scusate, non è Matteo Cutini ma è Kirlis, il primo tentativo, balzo felino, scodella con eleganza il primo pallone, il primo tiro da due, 12-20, un vantaggio enorme, auguriamoci che possa recuperare la formazione di casa, siamo al primo dei quattro periodi. Si riparte dal 12 dei nostri ragazzi contro i 20 punti baldanzosi, i livornesi, li vediamo, hanno preso in mano le redini del gioco, ancora fredde i bicipiti dei nostri ragazzi con errori sotto canestro, ma la formazione ospite ha trovato in Massoli e Nicolai due elementi che hanno sganciato bombe da tre, lo stesso Tellini, cosa che ancora noi dobbiamo, Nicolai ingaggia un duello con Matteo Cutini, alla meglio Nicolai la mette dentro, ancora due punti, deve assolutamente cominciare a macinare punti la formazione, ma contro una difesa a zona si mette in difficoltà, Matteo Cutini va, la mette dentro Matteo Cutini, la nota positiva,
Matteo deve trascinare, come il pubblico sta cercando di trascinare i nostri ragazzi in questa partita senza appello. La partita senza appello, chi vince passa alla finale, chi perde lascia mestamente, ma è una bella conquista per la formazione aretina, seconda in un girone di ferro praticamente con formazione di una categoria superiore, avere centrato il bersaglio e raggiunto la qualificazione come miglior seconda in sette. Ottimo questa realizzazione di Nicolai. 24-14. Nicolai, entrato Colli in mezzo a due, perde la sfera Colli. Abdul cerca, finta il tiro e la mette dentro. Dovrebbe iniziare la saga delle triple del nostro grande zar lituano Kirlis, entrato mestamente nel primo periodo. 19-24. È accettabile il vantaggio della formazione ospite della Meloria Basket, che ha superato anche lei un turno di ferro contro avversarie di categoria superiore, a Don Bosco Livorno, a Audace Pescia e la Liburnia Livorno. Abbiamo chiuso con la tripla di Kirlis, auguriamoci che diano seguito ai ragazzi di coach Delia, stoppati dal time out dell'allenatore Walter Angiolini, che ha cercato di interrompere la fase positiva degli aretini nell'Amensba, che hanno cercato di invertire l'inerzia del gioco. Perde il pallone Nicolai, superato da Mar. Sono prevenuti questi due arbitri, l'abbiamo visto in precedenza, siamo stati zitti in attesa, ma vediamo come Nicolai ha battuto radicalmente. Raul Giommetti la mette dentro. E vediamo i due arbitri, Dario Magazzini di Firenze e Andrea Panelli di Montecatini, e ce l'hanno combinata grossa, tolto praticamente dal canestro una realizzazione di Matteo Cutini. Raul Giommetti non va. Transizione per la formazione della Meloria, possesso Melosi al limite del semicerchio, va dietro a Marini e va dentro Colley. 21-25, 21-26, si fa incandescente dentro la zona pitturata della nostra, vediamo, porta fuori gli avversari, ma la difesa a zona mette in difficoltà. Ancora rimbalzo, vediamo come sia stato tenuto Raul Giommetti per le braccia, cerca, non va, è esagerato questo Colli, sproporzionato il tiro, distante enormemente dal canestro. Matteo Cutini ha commesso fallo nei suoi confronti, sono falli di squadra, due falli di squadra, rimessa per i ragazzi di coach Delia, che sì, viene sostituito Nicolai con il lungo numero 19 Pasquinelli.
Raul Giommetti, da dietro a Giulio Bianchi, Matteo Cutini. Cerca il tap-in, Raul Giommetti non ci arriva, si va in attacco con Marini. Alza il ritmo di gioco Marini sulla corsia di sinistra, Colli sportellate con Raul Giommetti. È la volta di Massoli da sotto, dietro. Commette fallo Dolfi, Lorenzo Dolfi, uno dei due elementi. Ingaggiati, è Giulio che lascia il posto a Carlino Provenza, mentre sta per rimettersi da fondo campo il pallone 26-21, finta e poi cerca sulla sponda opposta. È la volta di Mellosi, lunga distanza, rimbalzo. Con la testa Dotti mette alto il pallone. La sostituzione per la formazione ospite. Esce Marini. Gli subentra Raffaelli. E play Raffaelli che va a dirigere le azioni di rimessa in gioco. Raffaele, primo tentativo a rimbalzo, tentativo di Colli con il pugno, la mette out per la rimessa della formazione di casa. 26-21, ha ridotto sensibilmente, è stata la tripla di Kirlis che ha rimesso in gioco i ragazzi aretini. No look di Raul Giommetti, out, si dispera Dotti e vediamo il primo arbitro Dario Magazzini di Firenze, irremovibile, assegna la rimessa in gioco. Carlino Provenza, recupero imponente, va a cercare il play, va, cerca e la mette dentro da tre. ...21-29, altalenante. È stata la tripla di Melosi dopo lo sfondamento su Carlino Provenza, ha avuto in mano la tripla che ha allungato ulteriormente il distacco. Vediamo se sarà bravo a leggere la situazione coach Giuseppe D'Elia. Al rientro da questo minuto di riposo per cercare di dare le giuste motivazioni, i giusti schemi ai nostri ragazzi che sembrano avere iniziato questo Final Four, questa semifinale, non adeguatamente concentrati. Non ci sono piaciute alcune interpretazioni arbitrali, particolarmente quella del primo arbitro Dario Magazzini di Firenze, che comunque, come gli atleti in campo, per la velocità dei movimenti degli atleti possono tranquillamente si riparte Marini da dietro a Melosi, che ha realizzato, a Capitan Melosi che ha realizzato la tripla. Va
va dentro il numero 9 Marini, a rimbalzo alla meglio Raggio Ometti, anticipa Colley, ottimo Matteo Cutini, sbilanciato, fa girare il pallone Raul, Claudio Castelli non ha chiesto troppo ai propri mezzi, velletario la sua tripla, va fino in fondo, scivola nel parquet il giovane Raffaelli, 98. La bomba di Kirlis, la bomba di Kirlis, 8 punti. Vediamo come sia stato atterrato Carlino Provenza senza intervento arbitrale. Pasquinelli che va a segno in movimento, i primi due punti. Va, si allarga sulla corsia di destra Kirlis. Matteo Cutini aspetta da Carlino Provenza, sguardita, vediamola. Commesso Colle, fallo per la rimessa in gioco della formazione Amaranto, esce Colle, rientra Nicolai, esce anche Matteo Cutini, ritorna in campo Samuele Gramaccia, si libera molto bene, questa volta non ha buona fortuna Kirlis. 24-31, vediamo il blocco d'attacco di Nicolai, carica il mancino, non va a rimbalzo, alla meglio la formazione labronica con Marini che dà a Melosi entra dentro fino in fondo, si piega come un vinco Melosi, capitan Melosi, e la mette dentro con un bel gesto atletico. 24-33, sempre sotto i nostri ragazzi, dai e vai, arresto Kirlis la mette dentro, doppia cifra, 3-36 al termine di questo secondo periodo, 26-33, lunga distanza e a fortuna Raffaelli, la cerca, arriva come un treno, ancora a rimbalzo Raggio Ometti alla meglio, va in attacco, finta, sbilancia, vediamo, fallo del numero 9 Marini, e questo è un fallo da due liberi, e giustamente ci ha ascoltato il secondo arbitro Andrea Panelli, esce mestamente il numero 9 Marini, reo del fallaccio che mette in condizione il nostro atleta, vediamo come se la cava da libero, dal tiro libero, già abbiamo visto due sue sontuose, va con perfetta precisione balistica il primo, con due sontuose prestazioni, la seconda non va. Vediamo come l'inserimento di Kirlis, velocissimo nei movimenti, Raffaelli trova Nicolai, si gira e la mette dentro Nicolai, punto di forza, top score, Raggio Ometti, vediamo, messo giù Nicolai, da terra va a servire un pallone impossibile per Kirlis, porta il blocco in attacco di Gramaccia, non si fa pregare, alza, ancora una decisione arbitrale discutibile per Raggio Ometti, 2-32 al termine, 27-35. Ci mette il piede Melosi, aveva perso la sfera, ha toccato il pallone con la
ha commesso fallo. Massoli impietosamente ravvisato dal primo arbitro e ha segnato i due tiri liberi a Gramaccia, poco più che diciottenne, vediamola. Non va Gramaccia. Ci aveva abituato a delle conclusioni veramente eccellenti. Non è eccellente neanche il secondo tentativo. Vediamo Carlino Provenza. Raul Giommetti, va, la mette dentro. Raul Giommetti. 28-29-35. Scusate, ma un improvviso raffreddore e mal di gola rendono afono la voce e disturbato il commento. Cercheremo di del nostro meglio per portare a termine questo turno che appare estremamente importante, che appare estremamente duro. Una impresa 29-35, sempre in vantaggio la formazione ospite, una formazione ben congegnata, una formazione che ha conquistato praticamente il passaggio alla Final Four superando tre formazioni di categoria superiore, quindi si sta preparando per il campionato di Serie C. Nel nostro girone la ritroveremo in mezzo a due, alla meglio Capitan Melosi. Carlino Provenza gli ostruisce il passaggio, ottimo questo servizio, dai e vai Melosi con Massoli. Nicolai si gira corto, vediamo come si ostacolano, si annullano vicendevolmente. Ottimo servizio, va Carlino Provenza, no look per il numero 5 Dolfi Lorenzo, Matteo Cutini. Carlino Provenza, vediamo, si avventa come un'aquila rapace il numero 14 Bonciani su Carlino Provenza e saranno due liberi, sono al top dei falli, fuori dal bonus la formazione ospite, questa volta si è invertito i falli, forse abbastanza. Ottimo giro del polso, precisione balistica di Carlino Provenza, carica il sinistro. Carlino Provenza, punti che danno 2 su 2, 100% di realizzazioni, sono punti che danno 31-35, danno morale, cercando di invertire l'andamento dell'incontro, sempre sotto, 1.45 al termine. Supera, transizione, perde Kirlis, supera e poi è stato costretto dal numero 23 che ha messo fuori giri Kirlister disturbandolo in fase di esecuzione. 35-31, fa girare il pallone, cerca la lunga distanza, rimbalzo, sono in due, Carlino Provenza va a transizione sulla metà campo, no Lucche, mette dentro Lorenzo Dotti, non va, è stato Raul Giommetti che ha messo per le terre Bonciani ancora a zero nella sua tabellina. 33-35, va il primo, va anche il secondo. 37-34, il play, Carlino Provenza da libera molto bene, Dolfi cerca
va fino in fondo Carlino Provenza e poi Dassi, ottimo, intesa Dotti con Carlino Provenzal, un'azione veramente, ha tagliato tutto il campo, cerca Carlino Provenzal, ma è lui questa volta, Melosi va fino in fondo, la deposita, smanaccia dentro il canestro con, e vediamo irregolare questo intervento di Tellini su, su Matteo Cutini, il nostro ciclone. Vediamo se sarà in grado di andare in doppia cifra. Non va incoraggiato da Raul Giommetti. Va il secondo. Dieci punti realizzati da Matteo Cutini, 36 a 39. Si riparte con il possesso per la formazione in maglia bianconera della Meloria Basket. Tocca sulla linea di demarcazione. Questa volta il direttore Dario Magazzini. Non ha perdonato il calpestio della linea di demarcazione esterna del lato più lungo di questo magico palasport estra. Mario D'Agata di Arezzo, Carlino Provenza va a cercare il compagno Chris dietro Matteo Cutini patisce la difesa a zona, 24 secondi, cerca Claudio Castelli, vediamo sportellate dentro la zona pitturata, Claudio Castelli blocco in attacco, pick and roll del genio del, va Claudio Castelli, cerca Carlino Provenza, non va Carlino Provenza, e sulla sirena 36 a 39 termina, non ci sta il top score della formazione ospite Nicolai, non ci sta il comportamento non eccessivamente ritenuto per lui corretto. Tutto pronto qui per il secondo tempo al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo per questo turno importantissimo, la Final Four, 36 a 39, Amesba 39, la Meloria Basket Livorno, ma la formazione tirrenica è stata in vantaggio anche di 10 lunghezze, 29, 17, 10, 14, 8, 20 a 10 addirittura nel primo parziale, per poi 26 a 21, 29 a 21, 8 lunghezze, per poi giungere a 39 a 36, 3 lunghezze di vantaggio, soltanto un recupero in extremis della nostra formazione con la tripla di, con le due triple di Kirlisse. Una, diciamo così, eravamo abituati negli ultimi due turni di alza la parabola, vediamo come Dolfi sia stato strattonato irregolarmente dal numero 10 e si riprende con questa rimessa dal fondo dello stesso Dolfi. Dicevamo, non c'è garbata eccessivamente la formazione di casa sia in fase difensiva che particolarmente in fase offensiva, le sue performance non sono state eccellenti come negli ultimi due turni dove ci sono superati i nostri ragazzi contro il Colle Basket e la Synergy Basket. Sontuosa elevazione del ciclone Matteo Cutini dopo la doppia cifra, 11 punti lui, 11 punti Kirlisse, è una lotta tra i due, le due bocche di fuoco, 39 a 38 ed ora va fino in fondo in mezzo a tre, cerca, si avventa sul pallone e va sulla, tocca e non si avvedono sul tocco del pallone, cerca
e la mette dentro il numero 19, ma è stato il comportamento, il passaggio oltre la metà campo della formazione labronica, che doveva essere sanzionato dal due arbitrale, si è scagliato contro questa decisione. Coach Giuseppe cerca, non va, Matteo Cutini, non è il suo tiro, si scusa con i compagni di squadra. 38-41, e vediamo come, non sanzionata la irregolarità, ci siamo beccati subito due punti. Da Paspinelli va fino in fondo Melosi, capitan Melosi questa volta, Giulio Bianchi da Raggio, mette in mezzo a due avversari, lungo col contachilometri, col contagiri, e il numero 10, ottimo reverso, ottimo gesto del capitan Melosi. È stato il servizio di Massoli, che è stato veramente, ha tagliato tutto il campo, perfezione col contagiri. Dolfi, Matteo Cutini riprova la tripla, non è il suo tiro, lui deve entrare dentro con il terzo tempo. 38-43 più 5 per la formazione ospite, si va per linee esterne, difesa a zona anche dei ragazzi, liberissimo, lasciato la guardia di Tellini che deposita al canestro. 38-45 più 7 per la formazione ospite. Raul Giommetti in mezzo a due, cerca, si libera di, e la mette dentro Raul Giommetti, non soltanto un baluardo difensivo, e il gigante buono della nostra difesa. Si va per linee esterne, transizione per la formazione bianco-nera della Meloria. Nicolai è punto di forza con 10 punti. Perde il pallone Massoli, Matteo Cutini gli strappa la sfera, Matteo Cutini vola e va, commette fallo Nicolai, si dispera, antisportivo su Matteo Cutini, costringe al fallo, ed ora si sparge la un richiamo anche per il direttore di gara, contestato, vediamo, è la, i reclami dell'antisportivo per il coach Walter Angiolini, sanzionato dal Dario Magazzini, dal primo arbitro. Matteo Cutini, vediamo se sarà in grado dopo. Il nostro grande Matteo, il grande ciclone amaranto, grande cuore amaranto Matteo, due realizzazioni, ed ora possesso, ancora un'altra, un ulteriore possesso per il nostro grande Matteo. Ha rinunciato a richiami, vediamo, 3-3, grande performance, 18 punti, top score, vediamo in mezzo ai giganti, nella zona dei giganti Matteo Cutini, va a ricevere il pallone da Lorenzo, dai e vai, finta il dai e vai, e poi da a Kirlis braccato, perde il pallone Kirlis per, da Massoli. La mette dentro con il gancio Massoli, è un'imperdonabile disattenzione. Lorenzo Dotti fa valere la sua, ottimo Dotti, retrospalla, è smanettato Dotti, non va, rimbalzo, è lui ancora, Giulio Bianchi, va a girare il pallone, Kirlis, grandioso! Esulta il pubblico, Kirlis, sono questi i punti che fanno ammutolire la panchina
raggelata la panchina con Angiolini sanzionato con l'antisportivo, con il tecnico. Vediamo strattonato Matteo Cutini, va a cercare la bomba che non arriva, rimbalzo, Roggio Metti fa valere la sua stanza atletica, è Giulio Bianchi veramente portentoso, Giulio Bianchi messo Giulio Bianchi, terzo tempo, perde il pallone Massoli, confusione, stato di confusione, è il momento di approfittare, ottimo, vediamo strattonato irregolarmente, vediamo alzato ritmo di gioco il nostro Giulio Bianchi e ha fatto valere la sua elegante interpretazione, visione di gioco, mettendo e ha chiesto troppo ai propri mezzi, ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di riposo e ha visto bene Giuseppe D'Elia, lo fa riposare, fa riprendere consistenza. Entra in campo Carlino Provenza, si libera Carlino Provenza, è su di lui che Lorenzo, Carlino, occhio Matteo Cutini sotto mano, Roggio Metti si piega in mezzo a due colossi, Carlino non va, Roggio Metti stenta a trovare la via del canestro, Tellini 47-46. Cerca Nicolai in mezzo a due, perde il pallone, recupera, cerca il numero 10, alza la spalla che non arriva, va, si fa prendere, cerca Giuseppe D'Elia di rincuorare i propri ragazzi, Tellini, momento opportuno, 46-47, un punto di vantaggio, va Matteo Cutini in due, no, cerca la bomba sulla sirena, a rimbalzo Carlino Provenza. Deve sfruttare questo possesso la formazione di casa. Carlino Provenza, il principino, va su Lorenzo, commette fallo, non ravvisato. Raul Giometti fa girare il pallone, siamo sul semicerchio. Va Raul Giometti, Nicolai, scontro fra giganti, perde la sfera. Raul Giometti, momento di amnesia. Recupera il pallone la formazione labronica della Meloria Basket con il numero 10, Capitan Melosi. Va a cercare, retropassaggio, cerca la bomba che non arriva. Di Nicolai Dotti 49-47, il sorpasso 49-47, ma è calata sensibilmente la formazione ospite, chiaramente Carlino Provenzal, non va, a rimbalzo, alla meglio ancora, secondo tentativo, e la mette dentro in acrobatica rovesciata là, il numero 19, Pasquinelli, e trova il perfetto equilibrio, 49 pari. È veramente una battaglia qui al Palasport Est, ingaggia un duello, questa volta è Dotti che dà a Kirlis blocca l'attacco di Matteo Cutini, si libera molto bene Matteo Cutini, riceve, non va, ha sbagliato clamorosamente il rigore Matteo Cutini, non ci voleva un errore da lui, dal nostro grande ciclone aretino, 49 pari, 2:40 al termine, terzo periodo, ed ora il pallone si fa veramente pesante, incandescente la sfida senza appello che deve stabilire chi delle due formazioni andrà in finale. Carlino Provenza, transizione, va che disse super, vediamo strattonato, commette fallo, chiede l'antisportivo, si scambia la mano Tellini con Kirlis, due liberi, coach fa respirare Raul Giometti, rientra il guerriero Claudio Castelli con il giaguaro, vediamo la tranquillità, la serenità di Samuele Gramaccia, un 18enne che anche questa sera ha dato saggio della sua bravura, particolarmente in fase difensiva. Ed ora Carlino Proves va a ricevere da Achillisse, gira Samuele Gramaccia, arresto e tiro, mano ancora Gramaccia, entrata freddo,
possesso per la formazione in maglia bianconera. Si aiuta con il gomito il numero 9 Marini. Marini dà a Massoli. Nicolai, finta in mezzo a due, numero 19 Pasquinelli. Pasquinelli va a trovare lo scoglio Castelli, sotto mano. È stato Gramaccia che si è avventato su Nicolai. Due liberi, ha guadagnato due liberi a 1.42. Dal termine 49 pari, non si sblocca il risultato da... alcuni possessi, a dimostrazione dell'intensità della... dell'importanza attribuita a questo vai il primo di Nicolai, 1-2 di Nicolai, ed è possesso per i nostri ragazzi. Devono mantenere alta la concentrazione, non possono permettersi distrazioni. Va in attacco Gramaccia, Matteo Cutini, Cardino Provenza, blocco in attacco, Kirlis, blocco di Matteo Cutini, Kirlis, terzo tempo, non va, cerca di ostacolare l'avanzata dei Labronici, transizione, cerca di portar fuori la linea di demarcazione. Rimessa laterale. Ho messo il fallo su di lui. Raffaelli sotto mano va a cercare Claudio Castelli, va a bloccare Massoli. Castelli contro Massoli, si gira Massoli e va a rimbalzo Cardino Provenza. È solo, questa volta velletario il tiro di Kirlis. Precipitosamente è andato a girare a canestro da tre, questa volta non è riuscito. Vediamo, recupera il pallone Carlino Provenzal, Matteo Cutini, Samuele, Kirlis, non va ancora, secondo tentativo Kirlis, forse ci sembra un po' stanco Kirlis, e il lituano con lei. Massoli non trova il pallone, il numero 15 Colli. Ritorna in campo Giulio Bianchi, 19 secondi al termine. Giulio con Rao Giombetti fa riposare Lozar e Gramaccia, coach Delia, coadiuvato da Mirko Paspinuzzi e Stefano Liberto, secondo assistente. Rimessa in gioco, 19 secondi, 49-50. Melosi. Rimessa ancora in gioco, nulla di compromesso. È rimessa in gioco dalla linea laterale la formazione di casa. Si porta alla rimessa Marini, Claudio Castelli. Vediamo questo primo arbitro. Ancora Claudio Castelli, che è stato strattonato. Massoli, Marini, possesso Marini. Finta il passaggio, ancora va, vediamo se aiuta. Bravo, questa volta ha visto bene con il braccio, andato a cercare da retro l'avversario.
corto abbondantemente, si va a riposo 49 a 50, ridotto il gap da meno 3 a meno 1. Andrea Panelli cerca di dare inizio a quest'ultimo . Viene tenuto in serbo Nicolai per la fase finale, presumibilmente è messo in campo Colle, va a cercare Raffaelli, Carlino Provenza sulle orme di Raffaelli, perde il pallone, poi dà a Paspinelli, ancora Raffaelli, impedisce l'entrata dentro, cerca la bomba dalla lunga distanza, non va, rimbalzo, è il numero 19 Paspinelli. È il numero 19, è a rimbalzo, ha fatto valere la sua elevazione. Sotto mano Claudio Castelli, blocco in attacco, prova la bomba e va! E va! Il capitano nel cuore, il nostro Claudio Castelli, pochi tiri, ma la tripla che riporta il pareggio, 52 pari, ed ora vediamo come Claudio Castelli. Ha ripensato il direttore di gara Andrea Panelli, consegnando alla formazione aretina il pallone, 52 pari, 9, ed ora l'insegna del più perfetto equilibrio, le due formazioni si danno battaglia, si contendono questo passaggio. Ottimo questo servizio, Carlino Provenza, la bomba, i due aretini, Carlino Provenza, il principino Carlino Provenza, il principino, glielo possiamo dire, tanto è bello, tanto esemplare, tanto è fantastico, ha tirato fuori dal cilindro, il magico cilindro, quello che sapeva fare qualche anno fa e che aveva fatto di Carlino Provenzal una stella veramente nel firmamento del basket aretino, regionale e nazionale. Poi chiaramente impegni di lavoro, impegni di studio hanno bloccato sul nascere, ma chiaramente quando la classe c'è basta la semplice spolveratina del cilindro e poi tira fuori questa magica tripla, 55-52, e auguriamoci che possa fare il da prodotto soporifero per i nostri avversari, che questa tripla possa sgomentare le capacità reattive dei livornesi. Ma vediamo, qui ci vuole il pubblico aretino per rincuorare i nostri ragazzi, che sembra latitante quanto è importante la presenza, l'incitamento, come avviene in tutti gli altri stadi. Cerca e va Carlino Provenzal sugli scusi in questa fase finale importante. Giulio Bianchi osserva la disposizione, ancora la disposizione a zona, Carlino Provenzal aspetta tutti i 24 secondi, va fino in fondo, cerca, poi da Matteo Cutini, terzo tempo, elevazione, tapin, no, Raggiometti si è fatto superare, Raggiometti, va Raffaelli per Marini, Melosi, vediamo, sfondamento non ravvisato, cerca la bomba che non arriva, si supera Raggiometti, però si ferma staticamente sulla indecisione difensiva dei nostri ragazzi, avevano il possesso, avevano recuperato un pallone importante, cerca la bomba e la mette dentro Melosi, 55 pari. Melosi, Carlino Provenza, ma non va, vediamo, messo giù, atterrato Carlino Provenza,
vediamo, fallo del numero 15, ha commesso un fallo antisportivo, mentre aveva tutto il vantaggio per realizzare il punto. Del primato. E va Claudio Castelli! Claudio Castelli! Una graditissima sorpresa! Due triple, vediamo come si è appoggiato, vediamo ancora. Cerca, perde, si infreda! Perde la concentrazione! Nicolai fischiato, 58-55, si è praticamente, ha fatto tutto da sé, esce esausto il numero 6 Raffaele, esce, rientra Marini, ma noi aspettiamo il ritorno di Kirlis, che è stato chiamato in questo istante e è stato commesso fallo, fischiati finora tutti contro i nostri colori, questa volta siamo stati favoriti da due arbitri in queste ultime due circostanze. 58-55, Carlino Provenza, Matteo Cutini, la mette dentro, Castelli, Provenza, Cutini, 3 a reti di tocche. Signori, 18 punti di Matteo Cutini, top score dell'incontro, 60-55, ed ora si fa problematica, devo cercare questo possesso, vediamo come sia, Colli abbia messo per le terre Carlino Provenza, strattonato da Tergo, e scorrettezze che i due arbitri chiaramente non possono lasciar inosservate. Esce Claudio Castelli, riceve il tripudio del pubblico aretino, vediamo le due triple che hanno dato valore e vantaggio alla nostra squadra. Inesorabile Matteo Cutini, arresto e tiro, Matteo Cutini, 20 punti Matteo, 62-55, ed ora Carlino Provenza ha commesso fallo, rimessa, siamo a primo fallo di squadra, 62-55, una partita, se avesse questa conclusione sarebbe veramente, sotto l'aspetto tattico, una partita vinta. Vediamo come Nicola e due giganti si siano agganciati. È rimessa per la formazione ospite, 5-31 al termine, 62-55. Dopo la standing ovation per il nostro Claudio Castelli, Nicolai accorcia il gap, ottimo, va, vediamo il fallo del numero 9 Marini, e manda alla lunetta Raul Giommetti, vediamo come Dolfi abbia rimesso, 62-57. Boh, nei momenti di bisogno Raggio Metti provvede, non va al secondo, ma 63-57, 6 lunghezze di vantaggio.
si riparte. Va tutto il campo e poi da dietro, cerca la bomba da tre, non va, a rimbalzo, alla meglio, Carlino Provenzal, e va! Va! Lorenzo Dotti, esaltante prestazione! Vediamo come al photo finish la formazione labronica abbia abbassato la guardia. È stata colpita duramente da queste triple di Dotti e di Castelli, doppia di Dotti e doppia di Castelli. Chiaramente quando Kirlis non è al top, soltanto tre le sue triple, noi siamo abituati bene ad altre prestazioni. Colle Basket, Sinergi Valdarno, 66-57, ed ora a 5 minuti meno un secondo dal termine 66-57, non è scritto niente ancora in questa Final Four, in questa semifinale non è scritto niente, ma io preferisco stare dalla parte dei 66. Le zampate da tre di Dotti e di Castelli nel momento di bisogno, come il punto da fermo di... Perde il pallone con calma serafica. Scodel, vediamo, strattonato Lorenzo Dotti va a recuperare il pallone che va, cerca, non se la sente. Commette fallo Matteo Cutini commette fallo. ...66-57... ritorna più 9 il vantaggio. Vediamo come Carlino Provenzal è solo, lasciato solo il numero 23 Tellini, ma è stato Carlino Provenza che è stato messo giù. Ed ora si deve dare giusta assistenza al parquet. 4-18, non termina mai questo lunghissimo match che dovrà sentenziare la prima finalista della Coppa Toscana. Momento topico, Dotti prende per mano i nostri ragazzi, Carlino Provenza, un fenomeno, anche stasera vediamo come Kirlis, ottimo servizio, fa girare il pallone, fermo, va, no Lucche, Matteo Cutini, non è possibile, reverse, Raul Giommetti non al primo, non al secondo ma al terzo tentativo. Raul insiste perché perde il pallone, commette fallo Nicolai, due libere per Lorenzo Dotti, abbiamo finito la benzina anche noi. Matteo Cutini, il ciclone aretino, 20 punti, ma sono le due triple di... Va il primo con grande sicurezza, con estrema sicurezza, rotazione precisissima, non è preciso il secondo ma va dentro, 70-59 questa umiliazione, 3-38, 11 punti di vantaggio contro la formazione che è sempre stata in vantaggio nei primi due parziali, anche di 10 lunghezze, ma... Abbiamo visto come la formazione aretina, fatti i primi due set iniziali, i primi due quarti, ha stentato a trovare il giusto, cerca la bomba, non va, a rimbalzo, ottimo Carlino Provenzal in fase difensiva, è stato
il miracoloso Claudio Ometti. Si beve Nicolai, ma non è preciso in attacco. Tellini blocco in attacco, sfugge il pallone, va, ferma, cerca e va, cerca dalla lunga distanza, lungo, va dentro, questi sono punti che fanno male. È Melosi, che è la terza tripla. Va Matteo Cutini! 22 top score dell'incontro, 22 punti contro una formazione blasonata, la formazione che ha battuto. Ottimo, non va Tapin, del numero 8 Massoli, e questa volta sono costretti al fallo. Non ci sta, ha perso le staffe Nicolai, non ci sta. 2 minuti e 16, ormai compromesso il risultato sicuramente. Vediamo falli di frustrazione che consentono a Dolfi, vediamo con che sicurezza Dolfi voleva smettere di giocare. Questo è un gran campione che fa comodo agli aretini per cercare di risultati importantissimi. Il primo risultato sicuramente dovrebbe essere quello della finale, il 5 o il 6 di gennaio. Stoppato Dolfi, ancora stoppato, cerca il secondo stop e non va, e questa volta Nicolai la mette dentro. 15 Nicolai, ma sono questi 74-64, ormai è chiuso, ormai conquistato con grande classe, con grande superiorità nell'ultimo periodo. Stoppato Dolfi, perde il pallone ma recupera con grande intensità. Ottimo! Vediamo come si è messo giù lo zar lituano da Nicolai, non porta rispetto a nessuno, cerca. Nonostante tutto, chiaramente grande fair play qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo. Le due formazioni si sono date battaglia, non hanno escluso nessun colpo, però nel momento opportuno il fair play ha prevalso. Quindi veramente grandi sportivi i livornesi, grandi vincitori gli aretini, 76-64, 12 punti in un minuto e mezzo. Chiaramente è impossibile recuperarli e noi ormai possiamo dire che l'antisportivo è stato sanzionato. Va il primo del numero 10, è rimessa in gioco, questo antisportivo sanzionato dai ragazzi aretini. Si parte 1-29, ancora Melosi, capitano Melosi, Nicolai, finta, non è da tre Nicolai, vediamo a mezza due, si libera molto bene, poi fa girare il pallone, possesso, cercano di far scorrere il cronometro, dai e vai per Kirlisse, sotto mano, dai e vai di Matteo Cutini, Picherò, Matteo con il contagiri, va cercato Kirlisse, perde il pallone, ma si può perdonare a Matteo Cutini, è grande ciclone, si può perdonare questa. Stop! Raggio Ometti! Cosa è successo? Non sappiamo se. Raggio Ometti che ha commesso fallo. 5 falli di squadra, fuori esce Raggio Ometti. Standing ovation per questo giovanissimo, quanto bravissimo atleta, veramente un entusiasta, un generosissimo atleta. Non va il primo tentativo di Nico Itellini. Non va neanche il secondo, a rimbalzo Matteo Cutini, 50 secondi al termine. Ed ora chiaramente con due possessi. Vediamo com'è stato toccato duro Dolfi. Matteo Cutini blocco in attacco. Carlino Provenzal. 7 i suoi
i suoi punti, ma sicuramente se vediamo perde le staffe in questa circostanza ci sembra Bonciani, numero 14, il numero 23, scusa, Tellini. Ed ora gloria, gloria per i tre under 20, Calzini, Baracchi, Fascetto. Prendono i tre giovani. Possesso del campo. Carlino Provenzal finisce in bellezza veramente, non soltanto oggi è stato un grandissimo difensore Carlino Provenzal, ma un grande realizzatore da fermo, 4 su 4, 100% di realizzazione. Non va a rimbalzo, vediamo l'insistenza, ottimo questo gancio, va Calzini in gancio, vediamo come Nicolai, vediamo ancora il numero 14, Bonciani, fallo di frustrazione, Bonciani e Nicolai, si ravvede Bonciani, non sono gesti che si devono vedere in un parquet. Bonciani e Nicolai hanno perso le staffe entrambi, Bonciani particolarmente, 78-65, non ci stanno alla cocente umiliazione farsi superare da elementi under 18 come Baracchi, Calzini, Fascetto. Ed è Calzini, vediamo, sfida il pubblico il numero 14, mentre viene accompagnato dal servizio fuori dal campo. Calzini, vediamo gli stessi livornesi, cercano di portare fuori dal parquet il numero 14 Bonciani, che con insistenza cerca di sfidare pubblico e conduzione arbitrale. 10 secondi al termine, lasciano onestamente il campo, vince meritatamente 78-65, chiaramente sono calati alla distanza 15 punti contro i 29 della formazione di casa, che hanno raddoppiato la realizzazione degli ospiti vincendo meritatamente. Termina qui 78-65, comunque sicuramente sia Bonciani che il numero 20 Nicolai si sono lasciati prendere dal nervosismo, e comunque terminato l'incontro lo stesso Nicolai va a congratularsi con gli avversari, con gli aretini, a dimostrazione che chiaramente il campo quando si gioca si vola. Saluta Bonciani. Sono consentite intemperanze che poi finiscono con il saluto generale di pubblico, ancora una prestazione iniziata sottotono della formazione di casa, iniziata con il freno tirato, poi è venuta fuori la classe spontanea, 22 realizzazioni di il ciclone Matteo Cutini, Condotti 14 punti, Kirlis 14 punti, sono loro i punti preziosi, i punti di riferimento preziosi, ma sono altresì preziosi Gramaccia, Bianchi, Giommetti e Provenzal, che con 9 realizzazioni è stato l'artefice difensivo.
noi congratulandoci con questi ragazzi che hanno dato tutto, hanno sfidato la formazione praticamente che la dovranno ritrovare nel loro cammino in questa categoria, in questa Serie C Silver, ma che si è preparata con, adeguatamente con elementi di categoria superiore, hanno avuto la meglio con grande tenacia, con grande sacrificio anche fisico, anche sopportando senza mai reagire. Questo è il comportamento che vogliamo vedere. Hanno subito veramente angherie portentose. Vediamo, abbiamo visto anche tre atleti stesi al suolo dagli avversari, chiaramente su azioni di gioco, non vogliamo dire azioni premeditate, ma minima reazione non c'è stata. Noi ci congratuliamo con i nostri ragazzi, con il pubblico che ha incitato in continuità i nostri colori, ma prima di cedere la linea alla regia sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazioni e commenti a caldo. A tra poco. E la prova di carattere è arrivata con questo turno. Meloria Labronici sono stati battuti 78-65, ma abbiamo sofferto troppo. I primi due set praticamente ci hanno superato, forse non siamo stati in grado di trovare le giuste misure. Poi ci hanno pensato i due aretini Doc, i due aretini veramente che ci hanno dato tanta gioia, le due triple di Capitan Castelli, Claudio Castelli, e poi il gioco spumeggiante, la tripla che ha steso gli avversari di Carlino Provenza, ma le sue difese acrobatiche in acrobazia e hanno dato praticamente il là all'ultimo parziale che gli abbiamo 26 contro 13 punti degli avversari, sono un'enormità, quindi alla distanza è venuta fuori la classe, è venuto fuori l'amore, è venuto fuori l'orgoglio degli aretini e siamo in finale. Allora, Carlino Provenza, a chi si dedica questo turno? Si dedica a noi stessi, alla squadra, perché stiamo lavorando tanto e quindi è giusto che vengano le vittorie perché il lavoro paga. E quindi siamo contenti, era un obiettivo di raggiungere i quarti di finale di Coppa che volevamo vincere, quindi siamo contenti, lo dedico a tutta la squadra, a Peppe che voleva questa vittoria, quindi siamo contenti. Capitan Castelli, capitano di lungo corso, anche se nel foglio c'è Calzini. Allora Claudio, la tua tripla, le tue due triple praticamente hanno stesso gli avversari, e hanno fatto sì, hanno riportato quel carattere dei nostri ragazzi, hanno ghiacciato l'entusiasmo degli avversari. Quindi una bella vittoria, una vittoria voluta, una vittoria sofferta, 3-7 praticamente sotto, poi è venuta fuori la distanza, la passione veramente, il vostro, è venuto fuori il cuore. Avete gettato il cuore oltre l'ostacolo, ormai è un detto già famosissimo. Claudio, cosa vi ha fatto la molla che mi ha fatto scattare praticamente per vincere questa partita? No, sicuramente c'era voglia di vincere, perché comunque stare sempre in palestra, allenarsi per raggiungere determinati obiettivi ti dà comunque sia la carica per voler vincere qualsiasi partita. Stasera era un test stra importante, perché sia per il campionato che per andare avanti nella Coppa, e loro sono una bella squadra, noi siamo stati bravi a rimanere sempre lì. All'inizio della partita siamo partiti un pochino frenati, non so, ormai sembra che le partenze nostre devono essere sempre così, però siamo stati bravi comunque a rimanere sempre punta a punta. Alla fine l'energia, il cuore, quello che alla fine ci caratterizza più di tutto rispetto a tante squadre che si sono trovate. È stata una bella vittoria, sicuramente una bella vittoria che ci dà una grande carica per andare ancora avanti, per lavorare sempre di più. Un ulteriore atteggiamento positivo notato in questa partita, ho visto nell'ultimo set praticamente falli di frustrazione, ben tre nostri giocatori stesi nel parquet. E non c'è stata alcuna reazione da parte vostra, cioè significa che accettate, nonostante tutto, accettate qualsiasi cosa dagli avversari senza mai reagire. E questo caratterialmente è una bella formazione, forma mentis vostra. Sì, no, sicuramente poi quando giochi con squadre come Meloria, che comunque sia giocatori di esperienza, che la mettono molto sul gioco duro, la mettono sul fisico, anche su dei falli al limite della legalità. Quindi comunque bisogna sempre stare concentrati e non perdere la testa, perché comunque ogni singolo giocatore per noi è importante. Quindi perdere
un giocatore per noi è come perdere un pezzo di un puzzle, quindi senza quello no, lo dimostra il fatto che più di un giocatore è andato in doppia cifra stasera di noi, quindi nonostante tutto comunque sia c'è un grande gruppo nel campo, quindi bisogna cercare di stare il più concentrati possibile nella partita e di non reagire a queste provocazioni che ci stanno, sai, la fatica comunque sia, il nervoso, ci può restare tante cose, quindi l'importante è rimanere nella partita e stare sempre sereni. Eravamo abituati a vedere 5 triple del nostro grande lituano Kirlis, stasera ne ha fatti soltanto 3. È un momento, diciamo così, una piccola digressione, ma sì, insomma una bella prestazione capita, anche la sua. Capitano partite che comunque dove viene marcato di più, dove c'è un difensore migliore sicuramente che lo mette fuori partita, però secondo me siamo stati bravi comunque tutto il resto della squadra a rimanere in partita nonostante lui magari era quello che è stato tirato un po' fuori dagli avversari, quindi però comunque si è fatta una gran partita nonostante tutto, è rimasto calmo. Questa è una partita per lui importante anche dal punto di vista mentale, perché doveva riuscire a capire ancora meglio di abituarsi a questo campionato un po' particolare rispetto a quello che, in cui era abituato a giocare. Coach Peppe D'Elia, una bella soddisfazione, anche se sofferta, ma più sono sofferte le vittorie e più grande veramente la soddisfazione. Sì, sì, sì. Noi sapevamo che questa sarebbe stata una partita così, veramente l'abbiamo preparata sapendo che sarebbe stata così, l'abbiamo giocata sapendo che sarebbe stata così, sapevamo che comunque Livorno è tra le pretendenti a fare un campionato di vertice, le loro ambizioni dichiarate sono quelle di puntare a vincere il campionato, quindi sono loro con Prato, con CM Carrara, Quarrata, sono tra le 4-5, insomma, che sicuramente... Noi ci nascondiamo e poi arriviamo a photo finish e li bacchettiamo tutti. Sì, noi partiamo con una consapevolezza che forse se vogliamo giocarcela a viso aperto forse abbiamo qualcosina in meno rispetto a queste formazioni qua. La nostra forza deve essere quella di stasera, cioè il gruppo che va oltre le impossibilità dei singoli. Quindi tutti possono sbagliare, tutti hanno dei limiti. Noi, le altre squadre, individualmente nessuno c'è il giocatore perfetto, però poi quello che fa la differenza è la squadra. In effetti sono mancati i punti di Kirlis, ma sono arrivati quelli di Castelli, sono arrivati quelli di Provenza, quindi praticamente è una squadra che si integra a dovere. Quindi il campionato è imminente, la settimana prossima inizia il campionato, la preparazione a che punto è? Ancora ci dà limare qualcosa oppure siamo già al top della preparazione? Ma in linea di massima siamo dove volevamo essere a questo punto. Ci tenevo tantissimo a giocare oggi una partita come questa, quindi ci tenevo a passare il turno dopo il girone, ci tenevamo ad accedere alle Final Four di Coppa Toscana, perché come si dice l'appetito viene mangiando, quindi più si va avanti più si cerca di acquistare e acquisire quello che in campo durante gli allenamenti proviamo, facciamo e ci lavoriamo. E siamo contenti, adesso testa al campionato, perché tanto queste Final Four saranno a gennaio e poi quando arriveranno sarà bello poter affrontare queste Final Four come l'unica squadra di DC Silver che se la contenderà con 3 di DC Gold. Massimo Lanucci, presidente, una formazione la nostra che inizialmente i primi due quarti ci ha fatto un po' soffrire. Eravamo abituati forse un po' troppo male perché abbiamo visto le ultime due partite di Coppa in maniera veramente esaltante. Inizio un po' barcollante e poi però è venuta fuori la classe, è venuta fuori l'eleganza, lo stile dei nostri che caratterialmente è la sopportazione senza reagire minimamente a delle angherie che tali potevano sembrare. Ma io credo proprio, Carlo, che il segreto di questa partita
sia stato proprio il carattere. Il carattere dei ragazzi che hanno tirato fuori, perché di fronte a una formazione che veramente ha nel roster tre o quattro elementi di spicco, di altissimo livello, siamo riusciti a imbavagliarli, siamo riusciti a neutralizzarli e poi evidentemente siamo riusciti a venire fuori noi e vincere questa partita. Rispetto, come dicevi te, alle due partite precedenti di Coppa, questa è ancora più gustosa la vittoria, perché questa è veramente una squadra che, se ci vinci, ti dà soddisfazione, ecco, diciamo. Bene, allora auguriamoci di poter vedere anche in campionato partite importanti, partite dove non partiamo battuti con nessuno, perché noi abbiamo una squadra veramente eccellente, nonostante la, diciamo così, la prestazione non eccessivamente positiva di Kirlis, tre triple, sì, 14 punti sono tanti. Devi considerare che è sempre marcato in maniera, cioè adesso lo conoscono, per cui gli piazzano un uomo fisso e lui bisognerà trovare qualche scamotaggio, questo sì, starà al coach a trovargli delle soluzioni, però voglio dire, insomma, già il fatto che ti porti via l'uomo continuamente vuol dire che qualcun altro libero. Bene. Non sono abituato a vesseggiare i comandanti, i capitani, i presidenti. Purtroppo lo devo fare perché Claudio Castelli, il figlio d'arte, ha tirato fuori le castagne dal fuoco e ha suggellato con le due triple questa vittoria, secondo me. Lo dico anche se Mauro vuole che non lo dicessi, ma la realtà è questa. In un momento di equilibrio, 55 pari, trovato l'equilibrio, sono state le due triple che hanno ammazzato, affossato l'entusiasmo degli avversari, costringendoli ai falli esosi, pacchiani, e il carattere dei nostri ragazzi è venuto fuori proprio non reagendo a questi falli. Mauro, veramente abbiamo visto non soltanto la tecnica forse al di sotto dello lo spettacolo delle due partite precedenti, ma abbiamo visto il carattere dei nostri ragazzi, non è quello di combattere, ma anche quello di sapere accettare la sfida maschia. Sì, questo è secondo me un esame questa giusto. È un'analisi, no, è un esame, un'analisi giusta dal punto di vista di quello che caratterialmente abbiamo visto, cioè i nostri ragazzi forse per la prima volta nei secondi quarti sono stati coloro che hanno aggredito sportivamente di più la partita, e secondo me la chiave di volta è quello che dici te, ma c'è anche da mettere in più il fatto che è stata la difesa. Una difesa così forte, secondo me ce ne sono poche delle squadre che possono competere con noi. L'attacco l'avevamo già, come dire, visto nei giorni scorsi, ovviamente l'aumento di intensità fa portare anche più errori al tiro, è normale, oltretutto Laurinas oggi non stava bene, è un po' febbricitante, quindi sono tutte cose che ovviamente dal pubblico non si sanno. No? Quindi, però detto questo, nonostante tutto, io faccio i complimenti oggi a tutti i ragazzi, specialmente la panchina, perché ho visto gioire nei momenti di grande difesa e gioire anche nei momenti di grande attacco, quindi questo è senso di gruppo, senso di unità, e questo era un test importantissimo, perché questa squadra qua, secondo le previsioni, era una delle squadre che andrà a giocarsi il campionato, quindi è un buon inizio. L'importante è che noi dobbiamo capire che questo è l'atteggiamento che dobbiamo tenere in campo sempre, quindi tutti bravi dal coach in giù. Allora, fra la settimana inizia il campionato, cosa possiamo dire da questa emittente al nostro pubblico aretino? Ridiciamo sempre la stessa cosa, rinvitiamo più gente possibile, perché secondo me quest'anno c'è anche da divertirsi, e è fondamentale per i nostri ragazzi, che ripeto il 90% sono di Arezzo, avere il supporto del pubblico della propria città, chiunque essi siano, che non abbiano mai visto il basket o che abbiano visto il basket o che lo pratichino. Secondo me diventa una pedina fondamentale per l'obiettivo che ci siamo prefissati.
Mi unisco alle sollecitazioni del presidente Mauro Castelli. Allora, domenica prossima vi aspettiamo tutti qui, oltretutto una partita di cartello, perché c'è Quarrata, mi sembra, una delle pretendenti alla vittoria finale. Quindi pubblico aretino, venite qua al Pala Sport Estra Mario D'Agata, al Pala Caselle di Arezzo, a vedere, a sostenere i nostri colori, perché è importantissimo, e l'abbiamo visto sul 55 pari, quando ha cominciato la tribuna centrale a scandire il nome Arezzo, si è visto l'entusiasmo dei giocatori. Noi vogliamo sentire il vostro entusiasmo, ci vediamo domenica prossima alle ore 18 e 15 qui al Pala Sport Estra ad Arezzo. Arrivederci a tutti.